Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale WB News 24. Come ogni giorno, in collegamento dagli studi di Sarasota in Florida per aggiornarvi su tutte le notizie più importanti dagli Stati Uniti e dall'Italia. Iniziamo proprio con una finestra sul nostro stato, sul Sunshine State, la Florida, perché oggi gli abitanti sono chiamati alle urne, oggi si vota, per scegliere il candidato alle prossime presidenziali 2016. Sicuramente favorito è il magnate repubblicano Donald Trump, nonostante le tante polemiche e i toni della sua campagna siano ogni giorno più accesi. Hillary Clinton invece è la favorita per il Partito Democratico, ma lo scontro è sicuramente acceso in tutti i fronti. Gli abitanti della Florida hanno una grandissima responsabilità in questa giornata, in cui sono chiamati alle urne insieme agli abitanti di altri 4 stati, in questo che è stato definito un piccolo Super Martes. Oggi sono tantissimi delegati in ballo e sicuramente il vincitore metterà un punto a suo vantaggio quasi nella scelta definitiva del prossimo candidato alle presidenziali. Molto importante e atteso è anche il voto dei latinos, perché sappiamo che la comunità latina in Florida è molto forte, anche perché Donald Trump ha fatto della lotta e dell'insulto alla comunità latina uno dei punti di forza della sua campagna elettorale. Vi renderemo conto nelle prossime edizioni dello svolgimento e dei risultati delle presidenziali e delle primarie che si stanno svolgendo oggi in Florida. E rimaniamo in Florida, andiamo ad Orlando perché si è appena conclusa la conferenza stampa di Legoland Resort. Legoland Resort Florida ha annunciato un piano della più grande espansione di sempre per il parco dedicato ai mattoncini della Lego. In progetto la realizzazione di un resort lungo lago in Ninja Go come nuova attrazione e un nuovo film in 4D. E si è conclusa questa mattina la conferenza stampa all'interno del parco, una conferenza molto singolare perché sono stati presentati dai media relation manager direttamente insieme ai protagonisti tutte le novità della stagione 2016-2017 del parco di divertimento Legoland alle porte di Orlando. La realizzazione del resort prevede una piscina, un parco con la sabbia e ancora un parco acquatico con un collegamento di trasporto gratuito dall'hotel al parco divertimento. L'attrazione cinematografica sarà Legoland Nexo Cavaliers 4D, un film in 4D che assicura e promette una esperienza coinvolgente senza precedenti per quanto riguarda il parco della Lego. E poi si apriranno a giugno le Legoland Nights. Infatti il parco ha una serie di eventi in cartellone particolarmente interessanti per le serate d'estate. Insomma, questo è molto alto e promette grandi novità e una campagna promozionale molto aggressiva per questo parco che non ha niente da invidiare ai grandi parchi di divertimento presenti ad Orlando. Quindi l'appuntamento per l'estate è con Legoland Resort ad Orlando. Captain have spent many years sailing the open seas, but do you have any experience building boats? No, I've never actually built a boat. But I've been known to sink a few. Well, Brickbeer, you're in luck, because today we open our newest attraction in Legoland Water Park, Build-A-Boat. Ooh, sounds exciting. Are you ready to design, build, and race your own boats? Well, you come to the right place. Thank you.
andiamo adesso in Italia, in particolare a Pompei. Vi parliamo di uno degli scavi famosi in tutto il mondo per la sua unicità. Infatti Pompei, che non ha bisogno di presentazione, soprattutto per il pubblico americano che è particolarmente attratto da questo sito archeologico, ci propone oggi una notizia che ci fa veramente piacere, perché aprono 5 nuove domus. Infatti, nonostante gli scavi sembrino un cantiere a cielo aperto, l'offerta archeologica di Pompei aumenta di giorno in giorno. Sono 5 le domus che stanno aprendo e apre anche la mostra all'anfiteatro Mito e Natura. Sono eccezionali le esposizioni di reperti unici e molto spesso non noti, perché non esposti in musei ed esposizioni, che vengono invece presentati in questi giorni. Si tratta di reperti, statue e ancora arredi per la prima volta usufruibili dal pubblico. E poi ci sono anche cose che interessano veramente il pubblico, incuriosiscono il pubblico di tutte le età. C'è molto cibo esposto, cibo che è stato protagonista di tante manifestazioni all'interno di Expo 2015 e che torna all'occhio del grande pubblico in questa mostra Mito e Natura. Vengono anche ricostruiti in queste 5 domus riaperte i giardini così come erano all'epoca dei Romani, quindi veramente un appuntamento da non perdere per tutto il pubblico italiano e per tutto il pubblico americano che ha intenzione di fare un viaggio in Italia. Veramente da non perdere, perché si amplia ormai l'offerta al visitatore di Pompei, non solo gli scavi ma anche tante domus extra scavo e la visita alla mostra Mito e Natura. Come sapete, WBA Channel sta seguendo con un programma speciale, con particolare attenzione, un programma televisivo della televisione italiana Mediaset, che è l'Isola dei Famosi, protagonisti dei naufraghi, celebri naufraghi su un'isolotto dell'Honduras, a Cayo Cocinos, che devono vedersela con la fame, le intemperie e soprattutto la convivenza tra di loro. Tra loro i protagonisti Stefano Nones Orfei, Aristide Malnati, Simona Ventura, Marco Carta. E la prima puntata è stato un successone, abbiamo seguito con uno speciale in collegamento dagli studi di Bradenton con il nostro direttore Sandro Ravagnani e Gin Lopez, e ieri sera c'è stata la seconda puntata. L'isola ha confermato il gradimento del pubblico con oltre 4 milioni di telespettatori e uno share del 21,19%, anche se non ha retto il confronto con il commissario Montalbano sulle reti Rai, ma in ogni caso ha avuto dei risultati veramente ottimi. E un po' tutti sono concordi a dire che Simona Ventura è ormai la protagonista dello show. Ieri sera è stata eliminata Claudia Galanti alla sua prima decisione da parte del pubblico, mentre Matteo Cambi, il patron della Guru, si è ritirato. I nostri redattori sono quindi con gli occhi puntati sull'Isola dei Famosi, sui suoi protagonisti, e un in bocca al lupo particolare a Stefano Nones Orfei, che come tutti sapete è stato intervistato proprio prima della sua partenza per l'Honduras dal nostro Pasquale Soravella della redazione di Milano. Continuiamo a parlare di entertainment e in particolare di due eventi che riguardano la nostra città, la città di Sarasota in Florida, perché è stato annunciato la cancellazione dello spettacolo di Aretha Franklin, che era
sicuramente uno degli eventi particolarmente attesi dal pubblico della Florida. Il primo concerto nella nostra città è stato cancellato ieri, non sono state date spiegazioni nonostante lo spettacolo fosse sold out. L'evento era previsto per il 29 di marzo. Mentre una notizia che ci fa particolarmente piacere, come vi abbiamo già detto, il 31 marzo arriverà a Sarasota Sophia Loren con il suo spettacolo An Evening with Sophia Loren, sempre al Van Vissen Performing Arts Hall. E ieri è stata data la notizia dal Sarasota Film Festival che Sophia Loren riceverà uno speciale premio. Infatti le verrà donato il premio Legend Award 2016 del Sarasota Film Festival, il festival della città di Sarasota dedicato all'arte cinematografico, ormai arrivato alla sua 18ª edizione e che inizierà il 10 di aprile 2016. È stato proprio il presidente Mark Famiglio, il presidente del Sarasota Film Festival, a annunciare questo particolare e importantissimo riconoscimento per la nostra diva per il suo grande apporto al cinema, alle arti e alla cultura. Vi ricordo che le telecamere di WBA Channel seguiranno l'arrivo di Sophia Loren a Sarasota al Van Wiesel Theater. E non ci sono nuove notizie, quindi il nostro telegiornale termina qua. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che l'informazione con WBA News 24, la televisione americana in lingua italiana, è tutti i giorni alle 7 del mattino, alle 2 del pomeriggio e alle 11 la sera. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi rimando al prossimo appuntamento con il nostro telegiornale. Grazie.